Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica nelle elezioni regionali siciliane marcate da un astensionismo record. L'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, dopo la condanna a 4 anni di reclusione per frode fiscale, dice che il suo partito potrebbe togliere la fiducia al governo tecnico. Mario Monti sostiene che il suo governo non può essere minacciato. Di questo parlo con Fabio Scacciavillani, capo economista del Fondo di Investimento Sovrano dell'Oman, in collegamento internet da Bologna. Ciao Fabio e bentornato a Bloganza. Ciao Luciano, un saluto ai telespettatori. Elezioni regionali siciliane, dunque un voto visto come un barometro per le elezioni nazionali di primavera. Vince il candidato di PD e UDC, Rosario Crocetta, con il 35% dei voti. Poi Nello Musumeci, sostenuto dal PDL e altri partiti minori, con il 25,7%. Il terzo candidato più votato alla presidenza della Regione Sicilia è stato Giancarlo Cancelleri del Movimento 5 Stelle, che ha ottenuto il 18,17%, mentre la lista del Movimento 5 Stelle ha preso il 14,88%, risultando la prima forza politica dell'isola. Evidente il tracollo della lista del PDL, scesa al 12,9%. Ma Fabio, il vero vincitore delle elezioni regionali della Sicilia è l'astensionismo. Solo il 47,42% degli aventi diritto al voto è andato a votare, contro il 66,7% del 2008. Significa che un siciliano su due ha preferito astenersi, il che rende qualsiasi dichiarazione di vittoria risibile, direi. La vittoria del non voto è comunque una sconfitta, Fabio. Sì, questa astensione ha molte facce, secondo me. Lo dico da meridionale che conosce un po' bene i meccanismi, delle elezioni e le motivazioni che portano troppa gente a votare più per un legame clientelare che per convinzioni politiche. In Sicilia chiaramente si è sgretolato un sistema di potere, era un sistema di potere di cui il PDL faceva ampiamente parte. Ora ci sono tante persone che sicuramente non hanno votato per disgusto verso la politica, per proteste, eccetera, eccetera, però ci sono anche, secondo me, molti elettori che non hanno votato perché sono privi di quei riferimenti clientelari e quindi sono rimasti alla finestra non sapendo bene che fare. Il presidente che succede a Raffaele Lombardo, dimissionario in seguito a sospetti legami con la mafia, è Rosario Crocetta, ex sindaco antimafia di Gela, omosessuale dichiarato e costretto a vivere blindato. Io sono la rivoluzione, la mafia può fare le valigie, ha detto. Ad agosto aveva detto che in caso di vittoria avrebbe rinunciato al sesso perché mi considererei sposato alle siciliane e ai siciliani. Ma sulla rinuncia al sesso possiamo fare qualche battuta, insomma, c'è sempre un po' l'idea delle regine vergini come Elisabetta I che ricompare ogni tanto in politica. Ma Fabio, scusa, più. questa cosa del sesso più che altro a me sembra che, no, che un candidato che usa questi argomenti di fronte agli elettori, cioè più che altro al di là del fatto che lui lo possa fare, non lo possa fare, che possa far ridere o meno, ma è proprio l'argomento stesso che un candidato sceglie per presentarsi agli elettori, no? Che debba essere: se vinco, non faccio più, no, insomma, Sì, voglio dire, è un po' però, un insomma, clima tra goliardia e butade, non saprei nemmeno bene come definirlo. Ma direi che il dato politico è chiaro, ha vinto un candidato che è espressione di un'alleanza tra sinistra e centro. Chiaramente questo essendo un test elettorale molto importante, manderà dei segnali anche a Roma e quindi il PD che è sempre combattuto tra l'alleanza con Vendola oppure con Casini, oggi si trova di fronte a un dato di fatto molto importante. Sulla questione mafia, non mafia, legami, non legami dei vari candidati con questo, con quello, in Sicilia secondo me c'è sempre una dose di ambiguità in qualsiasi campo politico. Dico, tanto per fare un esempio, che il candidato del Movimento 5 Stelle, Cancelleri, in una trasmissione radiofonica aveva detto
che sarebbe stato molto preoccupato se Crocetta avesse vinto, perché sul fronte della lotta alla mafia lui si è accompagnato e si accompagna con personaggi quantomeno discutibili. Quindi vedremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni, se questi proclami poi si traducono in fatti tangibili e se le misure che verranno prese per contrastare la criminalità organizzata e anche quella non organizzata sono misure efficaci oppure sono solo dei proclami. L'agenzia di valutazione del credito Fitch Ratings ha declassato la regione Sicilia e mantiene una prospettiva negativa a causa di aspettative di un prolungato periodo di deficit di bilancio in un contesto di risorse limitato per mantenere un servizio sanitario appena in equilibrio. La Sicilia, Fabio, è la regione più povera d'Italia, con un tasso di disoccupazione che è quasi il doppio della media nazionale del 10,6%, e dove il crimine organizzato appunto affoga da sempre la crescita economica. Sulla regione Sicilia e sulla situazione delle finanze pubbliche della regione bisognerebbe aprire davvero un capitolo e bisognerebbe aprire forse un'inchiesta, perché la giunta Lombardo, a parte le faccenduole poco edificanti e i legami supposti o ipotizzati con la mafia, ha avuto dei problemi gravi per la stabilità del bilancio. Ci sono dei crediti che la regione vanta che a detta di molti sono inesigibili. Io ho trovato molto molto responsabile la dichiarazione proprio del candidato del Movimento 5 Stelle, che rappresenta la novità in questo panorama siciliano. Cancellieri ha detto proprio che si sarebbe concentrato come prima cosa su una verifica di tutti i conti della regione, e io credo che quella sia un'opera meritoria ed urgente, perché al di là di quello che possa dire Fitch o chiunque altro, bisogna capire se la regione Sicilia è in bancarotta o meno, e se la regione Sicilia è in bancarotta sono ordini di grandezza che hanno un impatto anche sulla tenuta dei conti a livello centrale. Fabio, il potere politico in Italia è adesso a disposizione di chi sa prenderlo? I partiti che hanno dominato gli ultimi 20 anni non riescono a scrollarsi di dosso il peso della corruzione, della recessione, dell'aumento delle tasse di Monti. Le nuove voci, come quella del comico diventato politico Beppe Grillo, passano dalla Sicilia per dire ai politici nazionali e europei che gli italiani rifiutano l'austerità. Ma ovviamente la situazione è confusa e non penso dire nulla di originale in questo senso, però ci sono almeno 3, forse 4 fronti aperti per verificare o per decidere che cosa accadrà con le elezioni politiche. Il primo fronte è ovvio, è quello del Movimento 5 Stelle, e è un movimento che sta raccogliendo consensi, sta dimostrando ad ogni elezione di avere un supporto che è a doppia cifra. Ora, astensione o non astensione, questo bisognerà vedere, ma indubbiamente Grillo e il suo movimento sono il fattore nuovo nella politica italiana. Quanto peseranno, come spenderanno questo consenso, lo sapremo forse nella prossima primavera. L'altro fronte aperto è il fronte del PD, dove ci sono le primarie e dove c'è Renzi, che è il fattore nuovo, e probabilmente una sua vittoria cambierebbe per sempre la sinistra in Italia. Ora, c'è chi dice che il PD si spacca, c'è chi dice che comunque marceranno tutte le realtà locali compatte dietro Renzi, io non so dirlo, ma sicuramente queste primarie lasceranno un partito che non sarà più il partito che abbiamo conosciuto. Poi c'è il fronte dei centristi moderati e il loro rapporto con questo PDL in disfacimento.
Anche qui ci sono convulsioni molto evidenti che periodicamente finiscono sui giornali, ci sono casini, fini, adesso ci sono uniti personaggi non nuovissimi, ma almeno nuovi alla politica come Montezemolo. Anche lì vedremo come, che capacità di aggregazione hanno e se la, la rabbia di Berlusconi per la sentenza di condanna porterà ad un arroccamento suo e dei suoi fedeli, oppure se questa faccenda farà uscire fuori nel PDL quelle anime che hanno mal tollerato soprattutto negli ultimi tempi l'egemonia berlusconiana e se non ci sarà anche lì una deflagrazione. Quindi direi che è vero, l'Italia, diciamo, il panorama politico italiano è in forte trasformazione, è in una trasformazione rapida. Che cosa verrà fuori e se è vero che sia così a disposizione del primo venuto, ma bisogna, io non me la sento di fare una valutazione così tranchant, credo che dal risultato di queste 3-4 partite aperte verrà fuori un paese nuovo dal punto di vista politico. Non intendevo tanto a disposizione del primo venuto, ma proprio a chi riesce appunto a convincere i tanti elettori delusi e incerti su quello che bisogna fare. Montezemolo mi sembra abbia già detto di voler sostenere un secondo governo Monti eventualmente. Però Fabio, nella tua lista tu non hai messo, non hai parlato di fermare il declino, il movimento di Boldrin e Zingales che arriva dall'America e di cui mi sembra che tu sia, vuol dire, simpatizzante, non ritieni che abbia nessuna possibilità di vincere? No, non ne ho parlato, diciamo così, proprio perché essendo uno dei firmatari non volevo estrarre in conflitto di interessi, ma sicuramente fermare il declino è una novità nella, nel panorama italiano ed è una novità che non si è mai manifestata in passato. Insomma, c'è tutto un gruppo di persone che è stufa di sentirsi raccontare storielle e favolette di stampo berlusconiano e che vorrebbe davvero introdurre in questo paese la meritocrazia, l'efficienza, la competenza della pubblica amministrazione, eccetera, eccetera. Purtroppo questi ancora oggi e ancora di fronte al disastro sono temi a cui i politici sono allergici, molti dei politici, forse con qualche eccezione, e a cui non mi sembra che poi Montezemolo abbia, per quanto così se ne sia ammantato, però poi con le decisioni, con le incertezze che ha manifestato ultimamente, sembra aver preso una certa distanza da questi temi che secondo noi sono l'unico modo per riportare il paese in un'ottica europea e appunto fermare il declino e far ripartire la crescita. Diciamo così, in Italia il merito, la non appartenenza alle tribù o alle cosche, la capacità di innovare, la capacità di rischiare, la voglia di fare, eccetera, eccetera, sono patrimonio culturale di una minoranza. Adesso con fermare il declino vorremmo coagulare le forze e se non farle diventare patrimonio anche della maggioranza, vorremmo che venissero gettate sul piatto della politica italiana. Staremo a vedere, noi siamo impegnati un po' in tutta Italia per aggregare queste forze nuove, per aggregare queste forze che in politica sono state sempre ignorate, speriamo che questo tentativo abbia successo. I risultati delle elezioni siciliane arrivano mentre gli italiani mostrano un calo di preferenze per il primo ministro Mario Monti, mentre i rendimenti delle obbligazioni statali mostrano invece il rialzo maggiore di oltre 4 settimane dopo che Silvio Berlusconi ha minacciato alla vigilia del voto siciliano di togliere la fiducia al governo tecnico in una mossa che potrebbe portare alle elezioni anticipate e causare una recrudescenza della crisi del debito. Ma io onestamente vado leggermente in controtendenza su questa
sulla risalita degli spread. Secondo me questi 20 punti che in più che si sono manifestati ieri sui mercati sono certo un innalzamento significativo, ma se guardiamo a quello che succedeva fino a pochi mesi fa, anzi forse fino a poche settimane fa, non sono uno scossone di magnitudine molto preoccupante. In fin dei conti, se proprio dovessi dire, i mercati hanno reagito, ma hanno reagito così, con qualcosa che è a metà tra uno sbadiglio e un'occhiata preoccupata. In altri tempi, secondo me, una minaccia del genere, cioè la ventilata possibilità del governo italiano venisse sfiduciato, se andasse alle elezioni anticipate, avrebbe provocato ben altre convulsioni sui mercati. Eppure Berlusconi dice le stesse cose da 20 anni. Cioè, in quello che tu dici sembra di capire che ci sia, come dire, adesso non lo prendono più sul serio Berlusconi, no? Sia gli investitori internazionali, che insomma sono cauti, cioè, vabbè, ma anche gli italiani. C'è stato uno scatto in avanti in qualche modo, perché appunto Berlusconi le cose che dice adesso le ha dette negli ultimi 20 anni. Dunque qualcosa in effetti è cambiato in poco meno di un anno. È cambiato nel senso che non lo prendono più sul serio, questo è dove volevo arrivare, cioè queste minacce non hanno la potenza che magari avrebbero potuto avere fino a qualche mese fa. Il motivo dal mio punto di vista è abbastanza semplice: nel PDL non tutti sono con Berlusconi. Nel PDL oggi c'è la consapevolezza che questo partito, movimento, questo gruppo di persone, chiamiamolo come lo si vuole, è in disfacimento. Quindi c'è una grossa parte degli ex berlusconiani o di quelli che lo hanno seguito finora, che non è disposta a farsi trascinare in questo cubo di soldi. Quindi ci sono molti che stanno cercando di negoziare un'uscita di sicurezza, ci stanno molti che stanno cercando di riciclarsi e non ne fanno neanche troppo mistero. Stiamo parlando, non so, di Pisano, di gente come Pisano, e quindi se Berlusconi va allo scontro con Monti e toglie la fiducia, non siamo proprio troppo sicuri che il governo cada. Finirà a sbraitare insieme a Maroni, ma quella sarebbe veramente, diciamo così, quello sarebbe davvero un epilogo interessante, perché Berlusconi verrebbe di fatto confinato all'irrilevanza. Sentiamo quello che dice Monti. Monti ironizza sulla minaccia di Berlusconi in un gioco di dico e non dico che ricorda, beh, almeno a me mi ha ricordato molto il classico modo di fare dei politici italiani. Sentiamo appunto come Monti risponde a una domanda sulla minaccia di Berlusconi di far cadere il governo. Monti parla a Madrid alla conferenza stampa seguita all'incontro con il premier spagnolo Mariano Rajoy. Una domanda per il presidente Monti. Abbiamo sentito sia lei che il primo ministro Rajoy ribadire e riaffermare l'impegno per la stabilità finanziaria, che però dipende molto dalla stabilità dei governi. Vorrei chiederle se si sente preoccupato della minaccia di Silvio Berlusconi di togliere la fiducia al suo governo e quali valuta possano essere le conseguenze finanziarie per l'Italia di una fine anticipata del suo governo. E non sarà mica quella la ragione che le sfugge di questo aumento dello spread da 330 a 350? Ma so che lei è un analista competente, quindi prenderò in considerazione anche questa ipotesi alla quale non avevo pensato. E, ancorché sia molto complessa e problematica la materia degli spread, come sappiamo. La sua domanda era se... Ma guardi, io fermerei la domanda all'uso del sostantivo che lei ha fatto, minaccia. Minacce di ritiro della fiducia
a questo governo non possono essere fatte, non perché non possa essere ritirata la fiducia, ma perché non lo vivremmo come una minaccia. Siamo stati richiesti di dare un contributo in un momento difficile per il Paese. Chi volesse ritirarci la fiducia, magari con ottimo fondamento, non tocca a noi giudicare, noi ci impegniamo al meglio e pensiamo di stare avendo buoni risultati. Ecco, sono valutazioni che competono ad altri, quindi non posso chiamare minaccia qualche cosa che a noi, credo di poter parlare anche a nome dei miei colleghi ministri, non toglierebbe niente. Ora Fabio, ti lascio tirare insomma le tue conclusioni a quello che abbiamo sentito dire da Monti, però vorrei proprio questo modo di parlare, forse il modo in cui ci si rivolge alla gente, non è questo anche quello che insomma, no, mette sugli attenti gli italiani? Come dire, no, uno che parla così prima o poi mi frega, insomma, ecco lì, no, non sta lì la differenza anche del modo di parlare di Grillo, come mai Grillo arriva direttamente? Proprio perché non usa giri di parole, non usa questi estremismi ironici, diciamo, no? Questo dico, non dico, per solamente dire che non può minacciarci perché appunto ci hanno messo lì loro, insomma, a prescindere anche dal contenuto stesso della risposta. Ma non saprei come prenderlo questo atteggiamento di Monti. Secondo me, così, quello che mi sembra trasparire è proprio quest'aria serafica. Monti, di fronte alla rabbia di Berlusconi, manifesta un certo aplomb, che è un po' la cifra del suo governo. Poi Monti direi che come persona non è abituato a parlare in modo diretto, ha questo eloquio molto cordito, molto indiretto, molto un po' passé, se vogliamo. Però il senso di quello che lui ha detto a me sembra abbastanza chiaro e un po' collima con quello che ho detto io in precedenza. Secondo me Monti non è troppo preoccupato perché sa che, numero uno, Berlusconi poi questa minaccia non la metterà in pratica perché, sondaggio alla mano, andrebbe di fronte al disastro. Numero due, perché forse in questo Monti è più informato di me, anzi sicuramente è più informato di me, nel PDL non si sa quanta gente poi seguirebbe Berlusconi in quest'ultima. Che poi questo linguaggio un po' forbito, un po' professorale, non faccia presa proprio con un entusiasmo proprio tutti gli italiani, posso essere d'accordo. Forse così la freschezza del linguaggio di altri, sia Renzi che Grilli che magari Oscar Giannino, sia abbia un maggior appeal per gli italiani è indubbio, ma diciamo questo lo verificheremo quando ci saranno le elezioni. E io onestamente non saprei nemmeno se Monti abbia voglia di rimanere, certo molti lo tirano per la giacca, io credo che lui abbia più, così se dovesse pensare a una prospettiva allettante, penso che lui abbia più il Quirinale in mente che Palazzo Chigi, forse come persona e come stile gli si addirebbe di più. Fabio, vorrei concludere con uno spaccato proprio sul paese Italia, cerco di farlo rapidamente. Monti intanto sta già cercando di fare altri passi avanti per contenere il debito e mantenere il deficit sotto al 3% del prodotto interno lordo per l'anno in corso. L'Italia è entrata in recessione nel quarto trimestre del 2011, mentre il rallentamento globale aggrava gli effetti del calo della produttività e del mix montiano di aumento delle tasse e di tagli alla spesa. Il PIL è calato dello 0,8% nel secondo trimestre, tra il maggior calo della spesa delle famiglie in quasi 20 anni e un tasso di disoccupazione che ha superato abbondantemente il 10%. Il debito pubblico sale a 1.982 miliardi di euro nel secondo trimestre, il 126,1% del PIL. Il
maggior carico di debito nella regione euro dopo la Grecia. L'Italia, la sua economia, si contrarrà del 2,4% nel 2011 e del 2,2% nel 2013 secondo il governo, l'ha detto il 20 di settembre. Il Fondo Monetario Internazionale invece la scorsa settimana ha previsto nel suo World Economic Outlook che l'economia si restringerà del 2,4% quest'anno e dello 0,7% il prossimo, invece dello 0,2% detto dal governo. Eppure la produzione industriale ad agosto, inaspettatamente, nel senso che gli economisti interpellati per il sondaggio non avevano previsto che poteva appunto riprendersi, salire ad agosto, segnalando che forse la recessione può stare allentandosi leggermente, e la fiducia dei consumatori è migliorata questo mese dopo che il governo ha annunciato la cosiddetta legge di stabilità. Ma io ho sempre una visione un po' negativa sull'Italia, vi spiego perché. Al di là dei dati, al di là dei vincoli, al di là dei target 3% piuttosto che 2,7, al di là delle differenze sulle previsioni per il 2013, il vero nodo dell'Italia è che con una zavorra della pubblica amministrazione inefficiente e costosa, con la zavorra del sistema fiscale pesante, farraginoso, e con una situazione della spesa pubblica ancora fuori controllo, questo paese non riuscirà mai a rimettersi in piedi. La strategia di Monti, e questo l'ho detto e ripetuto in più occasioni, è stata una strategia secondo me sbagliata, perché ha puntato sull'aumento delle tasse, che era, diciamo, il sentiero politicamente, dove politicamente esistevano minori resistenze, trascurando invece quello che era il vero senso di un governo tecnico, quindi un governo slegato dalle clientele, e che sarebbe stato proprio il taglio delle spese. L'austerità con ulteriori salassi sui contribuenti, soprattutto sui contribuenti già tassati, è una strategia perdente. Bisognava effettivamente liberalizzare, eliminare tutti i lacci e lacciuoli, chiudere interi dipartimenti e intere sezioni di ministeri, assessorati e quant'altro che bloccano la crescita, e puntare su quello per ripartire. L'idea che bastava aumentare l'IVA o inasprire l'IMU per rimettere le cose a posto mi sembra francamente una baggianata. Fabio, non credi che forse queste sono le cose che dovrà fare il prossimo governo? Monti stesso ha detto che bisogna prendere una posizione radicale in Italia, bisogna fare una politica radicale in Italia. Forse il male di Monti è stato che non ha saputo prendere, o non ha potuto forse prendere, una distanza dalla dipendenza dei partiti, che gli hanno impedito probabilmente di fare cose che forse avrebbe anche fatto. No? Cioè alla resa dei conti, la parentesi di Monti è stata quella di mettere uno stop all'aggressività del mercato, diciamo. Monti è stato chiamato per quello, perché c'era il rendimento al 7% sul decennale. Sì, sì, certo, no, questo voglio dire, ovviamente è un punto su cui si può dibattere, si possono avere opinioni diverse, che Monti, diciamo, Monti ha tamponato una deriva che stava diventando molto, ma molto pericolosa in termini di tenuta dei conti pubblici, attraverso una riforma delle pensioni che è stata abbastanza incisiva, su cui però ancora si sta discutendo, perché il tema degli esodati, tutto sommato, non tutto sommato, in realtà è legato a questa riforma, quindi anche lì non è che sia stato messo tutto in sicurezza. Ma diamo atto a Monti che sul fronte dell'emergenza ha agito con rapidità e con una certa efficacia, ma la fase 2, questa mitica famosa fase 2, è mancata completamente.
E Monti era stato chiamato proprio per tagliare con la spada o con qualsiasi altro ferro tagliente i nodi gordiani della politica italiana, e invece si è lasciato irretire in queste in questa trama e ne è rimasto prigioniero. Secondo me uno dei motivi di questa incapacità di tagliare i nodi è stata la scelta dei ministri. Questi non sono ministri tecnici, nel senso che gente capace di fare, di prendere misure che un ministro politico non sarebbe stato capace di prendere. Questi sono in realtà, in molti casi, alti burocrati che sono stati corresponsabili di tutte le scelte operate in passato, quindi proprio culturalmente non hanno la capacità di fare un passo indietro e di raddrizzare la situazione. Sono loro le vere pietre angolari di un sistema, e finché queste pietre angolari rimangono, il sistema non cambia. Fabio Scacciavillani, capo economista del Fondo di Investimento Sovrano dell'Oman, in collegamento internet da Bologna. Grazie mille Fabio, a voi per averci seguito. Fateci sapere che ne pensate degli argomenti di cui abbiamo parlato, e arrivederci la prossima volta.